ben ritrovati amici della Serie A nel pallone per la sintesi dell'ultimo match del quindicesimo turno di questa Serie A 2022-2023 andato in scena a Torino tra Juventus e Lazio, che ha visto la vittoria dei bianconeri sulla squadra capitolina per 3-0 grazie alla doppietta di Moise Kean, al gol di Arkadiusz Milik. Una Juve che si presenta con un 3-5-2, c'è Gatti e non Bonucci in difesa, Fagioli che accompagna Rabiot e Locatelli a centrocampo, e appunto tandem offensivo formato da Moise Kean e dal polacco Milik. La Lazio risponde con un 4-3-3, confermato Casale al fianco di Romagnoli al centro della difesa, tridente offensivo formato dall'argentino classe 2004 ex Mallorca Luca Romero con Felipe Anderson e Pedro, il tridente della Lazio. Juve che parte subito forte, al sesto minuto Moise Kean con il mancino prova a centrare il bersaglio grosso, ma trova solamente la via di fuga alla sinistra della porta difesa da Provedel, ma è ancora la Juventus con Fagioli all'undicesimo che prova a impegnare Provedel con un tiro da fuori area di sinistra. Provedel si stende e sventa il pericolo. La Lazio in buon possesso palla prova a gestire il pallone, ma è ancora la Juve al diciannovesimo a provare di portarsi in vantaggio, questa volta con Arkadiusz Milik, lancio lungo in avanti per il polacco, addomestica in maniera eccellente il pallone col mancino, fa fuori Casale e Romagnoli, tiro a giro del polacco, la palla si spegne di pochissimo sul palo alla destra di Provedel, però l'arbitro assegna poi un calcio di punizione per la Lazio, per fuorigioco del polacco. Una partita che va via via spegnendosi con la Lazio che prova a gestire il pallone con il possesso palla senza però offendere la porta di Szczęsny, cercare un tiro decente che arriva però al quarantesimo con lo spagnolo Pedro, la palla esce di un soffio oltre il palo alla destra difesa da Szczęsny, ma è la Juve che si porta in vantaggio. C'è un errore a centrocampo di Milinkovic-Savic che era ammonito e perde il contatto con il pallone per evitare il fallo e quindi la doppia ammonizione, lascia andare via Rabiot che con il mancino di prima intenzione mette un pallone a disposizione di Moise Kean che la domestica incredibilmente in maniera eccellente prima di poi segnare con un pallonetto dai 20 metri. Provedere in uscita ovviamente il portiere non poteva ovviamente alzare le braccia, sarebbe stata poi espulsione per il portiere biancoceleste, quindi la Juve che si porta in vantaggio quasi allo scadere del primo tempo grazie all'attaccante della nazionale italiana Moise Kean, nel primo tempo che termina appunto 1-0. Inizia il secondo tempo, non ci sono cambi, ma è ancora la Juve che prova a segnare il gol del 2-0, ancora con Milik al 48esimo, un tiro all'angolino basso alla sinistra, per vedere stavolta riesce a leggere la traiettoria ed evita il gol che però è nell'aria perché c'è il raddoppio di Moise Kean, il tiro di Filip Kostić deviato da Provedel, la palla rimane lì, Moise Kean non deve soltanto spingere il pallone in porta per il gol del 2-0, un tap-in vincente del giocatore della Juventus in davvero in grande forma, quarto centro in questo campionato. La Lazio che via via va spegnendosi, non riesce a creare grandi occasioni se non al 60esimo con Luis Alberto. Szczęsny è pronto e non si fa sorprendere e para girandola di cambi, entrano Chiesa e Di Maria per la Juventus. La Lazio fa entrare Cancellieri e Luis Alberto, ma è ancora la Juventus che segna il gol del 3-0 grazie all'assist di Federico Chiesa che dalla sinistra mette al centro per Milik il più facile del gol, 3-0, che conclude il match all'Allianz Stadium. Una Juve che merita appieno questa vittoria, una Lazio che non crea problemi alla difesa juventina e al portiere Szczęsny, quindi giustamente la Juve sale al terzo posto dietro al Milan e conclude una prima parte di stagione che era partita non sotto i migliori auspici, ma può sorridere per questo diciamo finale di stagione. Una Juve che può pensare di ridurre il gap con le squadre che le sono davanti. Ovviamente vi invitiamo a seguire le nostre pagine di Calcio Style e della Serie A nel pallone su tutti i nostri social, Twitch, Facebook, Instagram
YouTube a lasciare dei like o dei mi piace. E compatibilmente con le vostre possibilità, facendo dei doni, dei regali digitali o regalandoci delle stelle, aiuterebbe il nostro progetto ad andare avanti. Un ringraziamento a tutti, ci vediamo ovviamente alla prossima, giornata, ovvero dopo la sosta del Mondiale, quindi al 4 gennaio, ma ricordate che la Serie A nel pallone sarà presente anche per tutto il Mondiale. Vi trasmetteremo le cronache di tutte le partite del Mondiale, quindi rimanete collegati e mettete mi piace e seguite le nostre pagine social.